La storia inizia con un ragazzo di nome Jack Tyler che aiuta la sua squadra di football del liceo a vincere una partita importante. Un giocatore frustrato della squadra avversaria fa delle battute sul padre di Jack, morto mentre guidava ubriaco. Il famigerato e irascibile Jack scatena una rissa. Gli spettatori riprendono la rissa con cellulari e videocamere. Poco più tardi la rissa viene caricata su YouTube. Dopo la partita, il suo amico gli chiede se potrà uscire più tardi, ma Jake gli dice che si stanno trasferendo in un'altra città e che sarà impegnato con i bagagli. Jake vive con sua madre e suo fratello minore. La sua famiglia si trasferisce in Florida perché suo fratello minore Charlie ha ottenuto una borsa di studio lì. Charlie è un giocatore di tennis di grande talento. Il giorno dopo, mentre fa le valigie, Charlie fa cadere una valigia e lì dentro trova una delle camicie di suo padre. Vedendo quella camicia, Jake si ricorda del suo defunto padre. È arrabbiato con suo padre perché il giorno in cui è morto era con lui in macchina. Suo padre era molto ubriaco, così Jake si è offerto di guidare al suo posto, ma lui non ha accettato e ha continuato a guidare ubriaco. Hanno avuto un incidente e suo padre è morto. Jake si incolpa della morte del padre perché pensa che se quel giorno avesse insistito, suo padre sarebbe stato ancora con loro. Questo incidente di guida in stato di ebbrezza è anche oggetto di scherno da parte degli altri compagni di classe. Così Jake scrive cose inutili sulla scatola del padre. Dopo essersi trasferito nella nuova città, si iscrive a una nuova scuola e quando si trova nel cortile della scuola, trova uno studente di nome Max che viene malmenato da alcuni altri studenti. Cerca di lasciar perdere, ma finisce per aiutare il ragazzo, ma quando cerca di intervenire, viene rimproverato da Max e dai suoi amici, in quanto il bullismo era in realtà un combattimento di arti marziali miste. Nella classe di Jake c'è una ragazza di nome Baya. Durante la lezione, a Baya viene posta una domanda a cui non riesce a rispondere, mentre Jake risponde la stessa domanda. I due parlano dopo la fine della lezione e Jake finisce per prendersi una cotta per la ragazza. Il giorno dopo, a scuola, Max si avvicina a lui, iniziano a parlare e Max gli racconta che uno dei suoi video è diventato virale nella scuola. Jake ha ora una reputazione crescente tra gli studenti della sua nuova scuola, grazie al video su internet che lo ritrae quando era un giocatore di football nella sua scuola precedente, mentre combatte con un avversario frustrato che ha fatto commenti sprezzanti su suo padre. Jake è ormai famoso nella sua nuova scuola perché tutti hanno visto quel video. Le ragazze lo conoscono come una figura aggressiva. Un giorno, dopo la scuola, mentre Jake sta tornando a casa, incontra Baya, che lo invita a una festa quella sera. Jake si prepara e va alla festa a casa di Ryan, che è anche un loro compagno di classe. Ryan è un ragazzo molto popolare nella sua scuola, in quanto è il campione di MMA e anche il ragazzo di Baya. Ryan accoglie Jake nella sua casa e, quando tutti fanno da spettatori, sfida Jake a un combattimento. Ryan è un buon lottatore e vuole sempre essere migliore in quello che fa. Tutti alla festa sono davvero entusiasti di vedergli combattere. Inizialmente rifiutato di sfidarlo, Jake accetta prontamente di combattere contro Ryan quando quest'ultimo si prende gioco della morte di suo padre. Quando il combattimento inizia, Ryan ha la meglio e continua a picchiare Jake per tutta la durata dell'incontro. La rissa viene filmata e pubblicata online, diventando motivo di umiliazione per Jake a scuola. Torna a casa con sangue e lividi sul volto e suo fratello lo vede. Dice a Charlie di non parlarne alla madre. Charlie risponde che non c'è bisogno di dirglielo perché lei stesso lo vedrà in faccia. Dopo questo incidente, Jake smette di andare a scuola. Max viene a trovarlo a casa sua e gli suggerisce di iniziare ad allenarsi, offrendosi anche di portarlo dal coach con cui si allena lui stesso. Jake accetta e Max lo porta alla palestra, dove si allena con un uomo di nome Juan Rocqua. Si scopre che Rocqua stesso è stato un grande combattente ai suoi tempi. Egli permette a Jake di entrare nella sua palestra. In seguito, Baya va a casa di Jake per vederlo, perché da giorni non va a scuola. Tuttavia, Jake è arrabbiato con Baya, perché lei l'ha invitato a quella festa solo per organizzare un combattimento contro il suo ragazzo e ora Jake ha perso quel combattimento ed è stato umiliato. Lei però gli dice che non sapeva che le cose sarebbero andate così. Il coach di Jake inizia ad allenarlo e gli dice che è molto severo quando si tratta di discipline e regole. Ha una regola che vieta ai suoi studenti di combattere fuori dal club. Rocqua dice a Jake che se dovesse fare botte fuori dal suo club, verrebbe espulso all'istante. Jake accetta e quando torna a casa quella sera, sua madre gli chiede dei soldi che ha prelevato dal loro conto. Le dice di essersi iscritto a un club di combattimento, ma la cosa non piace alla madre, che non vuole che lui faccia parte di questo mondo. Lei si arrabbia con lui, ma Jake è ormai irremovibile e continua ad allenarsi con il suo istruttore. Il suo istruttore era un grande combattente, ma in fondo sembra molto insoddisfatto e triste. Tuttavia, non condivide il suo dolore con nessuno. Jake va finalmente a scuola, ma continua a ignorare Baya, che però vuole avvicinarsi a lui. Cerca di fare ammenda con lui, scusandosi per il suo ruolo nella lite tra lui e Ryan, ma Jake si rifiuta di perdonarla. Quando Ryan non mostra alcun rimorso per la sua lotta con Jake e le sue tendenze sadiche, Baya rompe con lui, a cui Ryan risponde afferrandolo aggressivamente.
Quando Jake cerca di intervenire per proteggere Baia, Ryan lo insulta di nuovo su suo padre e se ne va. All'allenamento, Jake è ancora furioso per quello che è successo e gli viene detto da Rocco di lasciare la palestra fino a quando non si calmerà. Tornando dalla palestra col Max, fermano la macchina sulla strada per fare una rissa con un gruppo di uomini. Jake picchia duramente il gruppo e Max filma il video, che circola per tutta la scuola e aumenta lo status sociale di Jake. Il ragazzo è di nuovo famoso nella sua nuova scuola, ma Ryan non è affatto contento. Quando ne è abbastanza, decide che non ha intenzione di stare a guardare mentre Jake si prende tutta l'attenzione. Va a mettere all'angolo Jake in bagno e lo picchia, mentre lo sfida a competere nel Bait Down, che è un torneo di lotta clandestina, e Ryan è il campione in carica. Jake va da Max e gli chiede informazioni sul Bait Down, che gli spiega tutto quello che c'è da sapere e fa capire a Jake di cosa si tratta. Molti grandi pugili vengono a combattere lì e l'incontro finisce solo per KO. Il coach di Jake, invece, viene a sapere che è stato coinvolto in una rissa fuori dalla palestra. Si arrabbia molto con lui per aver infranto la regola più elementare del club, una regola molto importante per Rocqua, e lo butta fuori subito. Dice chiaramente a Jake che non gli è permesso tornare nella sua palestra. La sera, mentre Jake è al mercato, incontra Rocqua e parlano del padre di Jake. Jake le racconta come suo padre sia morto in un incidente d'auto mentre guidava ubriaco. Spiega che gli altri ragazzi lo prendono sempre in giro per non essere riuscito a salvare suo padre quella notte. Jake le racconta anche cosa è successo a quella festa e di come è stato picchiato da Ryan non una ma ben due volte. Rocco inizia a sentirsi in colpa per il ragazzo ed essendo empatico con lui lo riaccoglie nel club e inizia ad allenarlo con ancora più determinazione. Un giorno, mentre fanno jogging, l'istruttore di Jake gli parla della sua famiglia. Rocco racconta di avere un fratello minore che era stato un eccellente combattente di arti marziali miste. Un giorno, in un bar, un bullo locale rimproverò il giovane Joseph che stava per combattere con lui. Suo fratello vince la rissa, ma viene ucciso dagli amici del bullo. Il padre di Rocco lo incolpò di aver permesso che la situazione degenerasse in violenza, cosa che si sarebbe potuto evitare. Rocco se n'è andato di casa per questo motivo e negli ultimi 7 anni non ha più visto suo padre né ha messo piede in Brasile. Dice a Jake che non sa come affrontare suo padre dopo averlo deluso in modo così straziante. Un giorno, la madre di Jake si reca nella sua palestra e paga la sua quota per i 2 mesi successivi, il che implica che non ha più problemi con il fatto che lui combatta. Anche Rocco la vede e le dice che ha un bravo figlio. Altrove, Jake va a trovare Baia e si scusa per averla ignorata. I due esprimono i loro sentimenti reciproci e iniziano una relazione. Max riceve un messaggio sul cellulare e apprende che mancano pochi giorni al Bait Down. Si reca da Jake e lo informa. Jake rifiuta di partecipare al Bait Down, considerandolo una cosa voluta da Ryan. Quando Ryan scopre questa svolta, invita Max a casa di McCarthy con un falso pretesto. Lì, Ryan ingaggia un combattimento con Max e lo picchia brutalmente. Temendo per l'incolumità dei suoi amici, Jake torna sulla sua decisione ed entra nel Bait Down, solo per affrontare Ryan. Rocco viene a sapere anche di questo e affronta Jake con un ultimatum. A Jake non sarà mai più permesso di avvicinarsi alla palestra se anche solo va al Bait Down. Rendendosi conto che Rocco sta cercando di impedirgli di fare lo stesso errore che lui ha fatto con il proprio padre, Jake risponde che l'unico errore di Rocco non è stato quello di fare ciò che Jake stesso sta per fare. Tale errore non è stata la rissa, bensì è stato eludere il conflitto a portata di mano, piuttosto che affrontarlo e risolvere. Jake arriva al torneo e sia lui che Ryan si fanno strada in ogni girone, uscendone vittoriosi. Jake arriva alle semifinali nonostante l'infortunio subito nell'incontro precedente. Baia arriva non solo per sostenerlo, ma anche per dirgli che capisce il motivo per cui insiste a combattere, ovvero per non dover combattere mai più. Dopo aver appreso che Ryan è stato squalificato nel suo incontro di semifinale a causa di una ferita irregolare all'occhio, Jake dà forfeit, non vedendo alcun motivo per continuare. Mentre lui e Baia tentano di andarsene, Ryan lo affronta e i due combattono fuori nel parcheggio. Jake è ancora limitato dall'infortunio, Ryan prende inizialmente il sopravvento, applicando uno strangolamento su Jake. Tuttavia, Jake riesce a fuggire e mettere Ryan al tappeto, utilizzando una delle prime combinazioni che Rocco le ha insegnato. Jake è sollevato e Rocco va in Brasile per vedere finalmente suo padre. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.